Eccoci con il vincitore Thomas Piumana. Thomas, ce l'abbiamo fatta finalmente dopo anche il secondo posto del marmo dietro a Benedetti. Oggi una bella volata battendo dei bei corridori. Sì, come ho già detto, il secondo posto di domenica era di buon auspicio perché ho visto che la condizione c'era e la squadra aveva cominciato a girare in modo perfetto. E oggi è andato tutto bene e devo ringraziare tutta la squadra dal primo all'ultimo, e sono tutti fortissimi e senza di loro oggi non ce l'avrei fatta. Sappiamo che te purtroppo hai passato un periodaccio da dopo la Firenze Empoli con quel secondo posto. Adesso speriamo che questa vittoria ti possa sbloccare per vincere altre gare. Ma periodaccio, sì, diciamo che negli ordini d'arrivo non ci sono più stato tanto, però comunque penso di essermi fatto vedere e, come detto, dai, secondo posto di domenica mi ha dato il morale giusto e oggi finalmente è arrivata la prima di quest'anno, che ci ha messo un po' ad arrivare, però è stato bello aspettarla, dai. Ultima domanda, Thomas, hai altre gare eventualmente a cui punti oppure prendi quello che c'è la domenica? Ma ora la prossima settimana ci sarà il Giro del Friuli. E diciamo, il mondo dei dilettanti è un mondo particolare perché si corre tutte le settimane, 2-3 volte a settimana, e bisogna farci trovare preparati sempre e non è facile, ce la si mette tutta e speriamo di continuare così. Grazie.